Per chi cerca di rispondere a una sua retta coscienza, è sempre più difficile parlare nel giorno della memoria, evitando di cadere in vuoti ritualismi, stolide enfatizzazioni o sterili banalizzazioni. Tanto più da quando, statistica alla mano, sappiamo ormai per certo che proprio nei paesi in cui la Shoah è commemorata con musei, memoriali, libri, film, leggi, l'antisemitismo, il fascismo, la xenofobia e il razzismo crescono più che in altri paesi. Evidentemente c'è qualcosa che non va. Si sacralizza pubblicamente l'Olocausto, ma quasi sempre si evita di fare collegamenti con gli altri genocidi perpetrati in diverse parti del pianeta nel corso del Novecento, anche negli ultimi decenni. Sono tutti fenomeni quelli delle stragi, dei massacri, dei crimini contro l'umanità che insanguinano diversi stati, dei quali i custodi ufficiali della memoria della Shoah sembrerebbero quasi non accorgersi. Eppure farne memoria dovrebbe essere per tutti i cittadini un dovere. Efferati crimini di massa sono stati commessi durante le guerre colonialiste in Algeria, in Vietnam, nei paesi latinoamericani martoriati dalla repressione delle dittature militari, nel Ruanda del nazionalismo Hutu, per il quale si è parlato di nazismo tropicale, nella Spagna stritolata dalla repressione franchista, e il tragico elenco potrebbe continuare a lungo. Ma guardando a tempi e spazi più vicini a noi, quella stessa Unione Europea che 21 anni fa ha istituito il Giorno della Memoria, procedendo poi a commemorarlo spettacolarizzandone sensi e significati, e poi quotidianamente in prima fila nelle politiche di riarmo, foraggia con micidiali strumenti bellici i conflitti che insanguinano i paesi in via di sviluppo, si mostra divisa al suo interno da contrapposti tornaconti di Stato che presiedono alle cosiddette politiche di accoglienza dei profughi, forse farebbero meglio chiamarle politiche di respingimento, visto che per lo più sono volte a impedire l'esodo di chi fugge da guerre e violenze. Inoltre è inflessibilmente severa nell'avvilente impoverimento dei suoi membri più poveri. Qualche anno fa è stato emblematico il caso della Grecia. Privatizza servizi fondamentali come la sanità, con tutte le tragiche conseguenze che ogni giorno tocchiamo da un anno con mano, da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19. Insomma, mentre si commemorano le vittime dei campi di concentramento nazisti, dopo aver chiuso a fine secolo un occhio sui campi di concentramento balcanici, ora addirittura si finanziano campi di concentramento in Libia per evitare che questi disperati approdino alle nostre coste. Ingessata come culto del ricordo fine a se stesso, impermeabile a quanto avviene in giro per il mondo, la Shoah dispiega una sua liturgia che non ha alcuna efficacia nella lotta contro un razzismo dilagante che da tempo è diventato anche qui da noi senso comune. Questa moda di praticare la memoria è conformista, non dà fastidio a nessuno, non denuncia le esclusioni del presente, le emarginazioni, gli isolamenti, le violenze, le repressioni. La ghettizzazione di una nuova generazione di giovani che noi chiamiamo stranieri, anche se sono nati e hanno studiato in Italia, non viene loro riconosciuto il diritto di cittadinanza, ma sono chiamati a partecipare ogni anno al giorno della memoria che stigmatizza l'infausto periodo in cui qui da noi, dopo le leggi razziste del 38, erano negati i diritti di cittadinanza agli ebrei. Abbiamo forse dimenticato come si fa a commemorare quei milioni di vittime del nazifascismo senza retorica. La memoria credo dimostri la sua utilità solo se serve a illuminare i tanti drammi del presente, a prevenire nuovi e più orribili genocidi, altrimenti si riduce ad un mero esercizio di stile, una passerella buona per riempire palinsesti televisivi, orari scolastici, auditorium reali o virtuali.